Torna l'appuntamento amici sportivi, appassionati di calcio a 5 con le cronache del calcio di Serie C femminile qui al Centro Sportivo La Coccinella. La formazione allenata da Carlo Pontecorvi riceve oggi la Sabina Lazio Calcetto per la terza giornata del girone di ritorno. È tutto pronto e parte in questi istanti il confronto con la Coccinella che muove i suoi primi palloni, tocca questo primo pallone sulla corsia di testa, tenta di andarsene via Di Lorenzo, prova, c'è il gol del vantaggio, un gol che beffa a questo punto il portiere ospite e c'è il gol del vantaggio della formazione di casa, si sblocca quindi il match. Un buon fraseggio, la formazione ospite, poi la palla che si alza e tocca la parte superiore della traversa, ancora Mastro Francesco, adesso se ne va verso Aiello, prova ad andarsene, il sombrero basso, ancora possesso palla con Di Lorenzo che poi restituisce il pallone ad Aiello, colpisce anche, nulla di fatto, recupero da parte della Sabina Lazio Calcetto, Visconti l'1-2 per illudere Aiello che se ne va e poi la possibilità, ancora Lazio Calcetto, ancora movimento, sale anche a questo punto Montano che prova con il mancino, poi scivola Mastro Francesco, scivola anche Di Lorenzo, riesce un po' poi andarlo ad arpionare, poi lo perde, poi lo va a recuperare, il tiro debole, non c'era nessuno, ancora la rimessa laterale all'indietro, Garcia pronta a caricare il tiro, una serie di finte, poi c'è Maglione. Poi però il diagonale verso Aiello non va a buon fine, ancora adesso la chiusura da parte di Campanelli, non c'è fallo, si può continuare a giocare, se ne va troppo defilata, prova anche a calciare Giustiniani, sembra in due tempi, ancora prova la possibilità, Garcia la finta con il corpo, prova l'angolino alto, arriva in questi istanti, c'è la rincorsa di Aiello, il tiro di poco fuori dallo specchio della porta e finisce qui, l'arbitro per il momento manda le squadre al riposo con il vantaggio minimo della Coccinella, decide il gol di Chiara Di Lorenzo, maglia giallo-nera, adesso sale Ceci dalla distanza, colpisce e poi con due tempi Maglione guadagna campo Salemi, poi c'è Ceci, tenta anche di girarsi, poi il suggerimento, ottimo il colpo da parte di Visconti, cercando di partecipare all'azione, Visconti, una serie di finte, poi trova anche la possibilità, lo spazio per andare a colpire con Salemi, c'è Maglione che però la neutralizza, si muove lentamente, intanto parte la rincorsa, il tiro, Salemi con la spalla, tocca, subito si riversa in avanti la Sabina, poi arriva il colpo da parte della Lazio Calcetto con Cribari per la Coccinella, Campanelli nel mezzo, trova Miccio, riesce ancora Campanelli ad andare anche a colpire e Giustiniani, intanto intensifica la pioggia, si fa quasi incessante, poi il tocco, il tiro di Di Felice e la risposta di Maglione, purtroppo anche lei deve capire perfettamente quali sono i giusti movimenti, poi gira adesso a rete perché mi è accaduta tanta veramente di pioggia e poi c'è Garcia che colpisce, c'è il palo, poi la palla che torna dentro, va verso Visconti, si gira, poi colpisce, Maglione respinge, recupera anche Aiello, parte da sola, la possibilità per dare a poi a Miccio che colpisce, non portare la palla regà. Aiello si fa beffare per anticipare, poi palla messa in mezzo, pericolosa. La Sabina Lazio con Visconti e Salemi sul punto di battuta. Poi il tocco, il tiro per Salemi che la va a piazzare sotto l'incrocio, una fiondata e c'è il vantaggio della Lazio Calcetto. Aiello,
Ancora Di Lorenzo. Riesce a mettere il pallone in mezzo per Di Lorenzo che va a colpire. Palla di poco fuori dallo specchio della rete. Fa tutto da sola, ma arriva il triplice fischio finale che sancisce a questo punto la fine dell'ostilità con la vittoria della Sabina. Lazio Calcetto decide un gol di Salemi, la giocatrice Carlotta Salemi. Quindi la Coccinella 1, Sabina Lazio Calcetto 2.